A Pineto grande partecipazione di pubblico al concerto di Sergio Cammariere, la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Questi gli attesi protagonisti del ricco cartellone di eventi organizzati nel comune costiero. L'appuntamento ingresso libero andato in scena al Parco della Pace è stato patrocinato dal comune. Questo sarà uno dei primi eventi del mese di agosto. Ci saranno festival importanti, tra qualche giorno avremo Gemelli Diversi, il DJ Preziosa, la settimana dopo Tonino Carotone, 99 Posta, Alborosie, a seguire 13 Pietro con la Zio, Ciccio Merolla, poi Fausto Leali. Davvero sono tanti gli appuntamenti, ma ci sono anche i momenti più culturali con Michele Placido, Federico Buffa, ce ne sono stati diversi anche nel mese di luglio, penso ad Haber piuttosto che ad Henry De Luca. Continuano gli appuntamenti con Fiaba al Parco ogni martedì qui al Parco della Pace, quindi i concerti all'alba ogni domenica mattina. Il cantautore e pianista calabrese ha ripercorso con la Medit Orchestra celebri successi del suo repertorio. Considerato tra i migliori musicisti italiani con una produzione poliedrica, Cammariere ha recuperato dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. Con Angelo Valori e la Medit Orchestra è già il terzo o quarto concerto che facciamo insieme. È una grande gioia perché possiamo cambiare il repertorio e suonare questi brani con gli arrangiamenti appunto d'archi e orchestrali che, con atmosfere che raggiungono le parti più intime del nostro cuore. I giovani fortunatamente si accostano, cioè ascoltano la musica classica che è la base di tutto, e poi ci sono anche questi eventi di musica più leggera, più pop, come nel caso di questa sera, insomma, dove il jazz, l'improvvisazione si mischia e la canzone d'autore si mischia appunto con l'organico orchestrale. Lo speciale televisivo Il Fatto sulla serata sarà trasmesso il prossimo 9 agosto alle ore 14.45, in replica alle 20.15 su Rete 8.